Acqua pubblica, l'acqua non si vende. Su Facebook il gruppo raccoglie più di 500.000 di persone. People, Planet, Profit. Il GR della sostenibilità. Diamo il benvenuto a Domenico Finiguerra. Salve Finiguerra. Ciao a tutti. Benvenuto su LifeGate. Allora, Domenico Finiguerra, lo sentiamo oggi in veste di inventore, di promotore di questo gruppo che su Facebook ha raggiunto in questo momento oltre le 532.000 persone. Un gruppo che si chiama semplicemente Acqua Pubblica, diciamo che lo potete cercare su Facebook. Che cosa si propone intanto questo gruppo? Ma questo gruppo si propone innanzitutto di sostenere la campagna referendaria che è in corso di svolgimento in tutta Italia, con migliaia di banchetti che si sono tenuti per raccogliere le firme, per opporsi a questo processo di privatizzazione dell'acqua. Insieme alla terra, l'acqua viene di fatto messa nelle mani del mercato e quindi non più assoggettata al benessere e alla qualità delle persone, ma della vita delle persone, ma al profitto. Da quanto tempo esiste questo gruppo? Quindi quanto tempo sono state raccolte queste 500.000, non so se chiamarle adesioni, insomma, gente a cui piace, con cui è entrata in questo gruppo? Ma dunque, il gruppo è nato quasi per caso, la sera stessa in cui il nostro comune, Castagnetta di Lugagnano, ha approvato una mozione contro la privatizzazione dell'acqua, quindi siamo a novembre del 2009. Sono 7 mesi, ecco, ed è stato per me anche abbastanza una sorpresa vedere come poi nel corso di questi mesi le persone si sono avvicinate a questo tema, ma è un processo che è in corso in tutta Italia, quello di opporsi a questa che è considerata da molti una vera e propria bestemmia, perché considerare l'acqua un bene che dovrebbe essere appunto nella piena disponibilità di tutti come una merce viene da tutti considerato in maniera molto trasversale come un fatto molto preoccupante. Ecco, l'ha accennato lei poco fa, Domenico Finiguerra è anche il sindaco di Castagnetta di Lugagnano, è un piccolo comune alle porte di Milano. Comune molto particolare, ha fatto diverse iniziative e ce n'è una, insomma, che è anche abbastanza facile da capire, anche se può sembrare così defetto. È un comune, tra virgolette, a crescita zero, o forse dovremmo dire a cementificazione zero. Cosa avete deciso a Castagnetta di Lugagnano? Ma dunque, noi abbiamo deciso di adottare un piano regolatore che non prevede nessuna nuova zona di espansione. Sostanzialmente abbiamo deciso di fare ciò che andrebbe fatto un po' in tutta Italia, perché a fronte di milioni di case vuote, di capannoni con su scritto affittasi o vendesi, si continuano a vedere reti arancioni e cantieri e case nuove o centri commerciali, volumi in edificazione. Nel nostro comune abbiamo deciso di prendere atto del fatto che è necessario fermarsi e di far respirare la nostra terra, e quindi di preservare quello che ci è ancora a disposizione, adottando appunto l'unica cosa che un comune può fare, un piano regolatore che non prevede nuove zone di espansione e nuovi volumi in edificazione. Bene, se volete saperne di più, tutto questo trova approfondimenti sul mondo del web. Castagnetta di Lugagnano è il comune per quanto riguarda quest'ultimo argomento. Per quello di prima basta cercare all'interno di Facebook il gruppo Acqua Pubblica. Ringrazio e saluto a questo punto Domenico Finiguerra, ciao. Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. Un saluto da Claudio Vigolo che vi ha parlato. Per scriverci, ecogr@lifegate.it.